per la relazione nulla. È la volta del procuratore Federico Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, già procuratore capo di Reggio Calabria. Innanzitutto saluto tutti con un abbraccio affettuoso, mi sembra di non essermene mai andato. Devo dire che con grande commozione che vedo non solo i colleghi magistrati della Procura, del Tribunale, tutti gli appartenenti della Corte d'Appello, il Procuratore Generale, il Procuratore di Catanzaro, il Presidente del Tribunale, ma non posso singolarmente individuare tutti, ma è certo che tutti voi mi siete restati nel cuore. E questa premessa è fondamentale perché dimostra come questa Corte d'Appello, e non parlo solo della Procura, esprima dei magistrati che sono professionalmente di un valore straordinario, ma al tempo stesso hanno uno spessore umano incredibile, ed è quello che credo che faccia la differenza. Devo anche dire che altrettanto è possibile constatare fra tutti coloro che operano, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Servizi, tutti, ma tutti loro hanno sempre dato un contributo, Polizia di Stato, via naturalmente, è vero, tutti loro perché sono state persone che hanno saputo condividere, ed è fondamentale nell'ambito di un ufficio condividere. Devo dire che Giovanni Bombardieri è la persona che ho conosciuto e con la quale ho operato ripetutamente, è persona con la quale ho potuto condividere in tante occasioni l'importanza di indagini che sono state sviluppate a Reggio Calabria e a Catanzaro. La devo anche dire dal mio angolo di visuale, la Procura Nazionale, che la Procura di Reggio Calabria è al primo posto insieme a quella di Catanzaro. La Calabria cioè è portata avanti da due procure che svolgono un lavoro straordinario, perché l'Andrangheta è presente su tutto il territorio nazionale e le indagini che si sviluppano negli altri distretti evidenziano la presenza di cellule di 'ndrangheta che di volta in volta assumono il carattere dell'andrina o del locale, ma sono presenti dappertutto e si tratta soltanto di approfondire la loro presenza e contrastarla. Ed è per questo che sono due uffici di riferimento fondamentali, sono due uffici sui quali probabilmente bisognerà rivedere gli organici, innanzitutto l'organico del Tribunale, perché tutte le misure cautelari che sono pendenti possono essere al più presto definite, possono essere portate a esecuzione, dare un segnale di tempestività, dare un segnale di vicinanza al territorio anche attraverso arresti e confische è fondamentale. In questo territorio, caro Giovanni, vi è una condivisione con le due procure circondariali, Locri e Palmi, e con i due procuratori circondariali, che sono un'ulteriore forza e un'ulteriore proiezione della procura distrettuale. Con loro si condivide tutto, e poiché la Tirrenica e la Ionica rappresentano per noi punti nevralgici, proprio per la presenza di grandi cosche tradizionalmente costitutive del Gota, appunto dell'Andrangheta, devo dire che condividere con loro è fondamentale. Devo anche dirti, Giovanni, che la Procura Nazionale è molto vicina all'ufficio della Procura di Reggio Calabria e di volta in volta lo si guarda non soltanto richiamando il collegamento e il coordinamento investigativo
nell'ambito delle emergenze negli altri uffici, ma anche per quanto riguarda le poche risorse economiche di cui dispone la Procura Nazionale, che ha sempre un occhio di riguardo per la Procura di Reggio Calabria come per quella di Catanzaro, proprio in considerazione di una 'ndrangheta che è oggi l'organizzazione più pericolosa sul territorio nazionale ma anche all'estero. Non vi è, come dicevo, indagine che non abbia il coinvolgimento della 'ndrangheta. Ma un altro aspetto importante è l'ufficio, in particolare la nostra procura, perché mi sento sempre parte di questa procura. È un ufficio nel quale ho accresciuto la mia professionalità e al tempo stesso le mie emozioni. L'ufficio è stata la mia casa e soprattutto con i magistrati di questo ufficio ho condiviso tutto. Il lavoro è una parte fondamentale della nostra vita, la nostra professionalità, e sono felice che tu abbia avuto questo incarico, perché tu hai la sensibilità che merita il territorio. Magistrati appartenenti al circuito del personale amministrativo sono una sola famiglia nella Procura di Reggio Calabria, e fra i magistrati si condivide tutto e si condivide in modo, direi, affettuoso, come avviene in una famiglia. E vorrei che questa sia la prima eredità che ti lascio, quella dell'affetto che ti legherà a tutti i magistrati dell'ufficio, la capacità di proseguire con la stessa costanza che c'è sempre stata nel portare avanti non solo le indagini ma anche i rapporti con il territorio. La 'ndrangheta è oggi l'organizzazione più forte che controlla il territorio. Nell'ambito della gente ci sono tantissime persone per bene ed è bene distinguere, perché non distinguere significherebbe consentire alla 'ndrangheta di tirare dalla propria parte tutto quanto il territorio. Non è così. Ce ne sono tante persone per bene che hanno bisogno della vicinanza del procuratore della Repubblica. Loro hanno bisogno di avere una persona nella quale credere, e tu, Giovanni, hai questa responsabilità, quella di essere il riferimento di tutti coloro che soffrono. Nella Procura di Reggio Calabria abbiamo sempre guardato all'indagine come la sofferenza umana e abbiamo sempre pensato con angoscia al ritardo con cui siamo intervenuti sul territorio. Ci tengo a sottolineare questo, perché è vero le priorità, è vero tutto ciò che si dice dell'organizzazione, ma al di là di quella che è la parte formale è fondamentale la parte sostanziale, che è fatta di sentimenti, di emozioni, di sofferenze, di affetti, ed è fatta soprattutto di gente che ha bisogno della Procura della Repubblica, ha bisogno di liberarsi dalle vessazioni, dalle angherie, dalle cattiverie, dalla violenza della 'ndrangheta. E tu, che vieni da Catanzaro, saprai sicuramente interpretare al meglio questo ruolo. Hai poi un riferimento, il nostro prefetto, il prefetto Michele Di Bari, che veramente con una capacità ed una tempestività in ogni situazione può essere un riferimento e dovrà esserlo, come è stato per me. Hai una struttura meravigliosa, la Procura Nazionale ti sarà sempre vicino, Giovanni, e anzi spesso verrò, ora che ci sei come Procuratore della Repubblica, a partecipare alle vostre riunioni per non perdere nemmeno dal punto di vista affettivo il mio legame con questo territorio, che merita tanto e si avvia verso una stagione diversa, sempre che tu, come sicuramente farai, consentirai alla gente di continuare a avere quel rapporto che ha sempre avuto, e ne sono convinto che tu lo farai,
per potersi con te confidare e avere da questa procura quel che è necessario per sovvertire l'andamento fin oggi del territorio e consentire definitivamente il cambiamento e l'annientamento di questa 'ndrangheta che si esprime soprattutto nei centri di potere economici e nelle infiltrazioni politiche. Caro Giovanni, ti sarò sempre vicino, come procuratore nazionale ti sosterrò sempre, sono felice che tu sia il procuratore della Repubblica e ti do un abbraccio forte con tanti tanti auguri. Grazie Federico Cappiero De Rao.